Salve care amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro Sant'Enchan. Beh, mi sono voluto informare perché io ho detto, ma perché io non seguo molto i media? Perché i media hanno strani? Perché mai Beppe Grillo salta parlando in campagna elettorale della vivisezione? Allora ho cercato e ho visto innanzitutto il video di Beppe Grillo, poi ho trovato dei risultati in internet. Beppe Grillo, Dudu, affidiamolo alla vivisezione. Scoppia il caso Dudu, Grillo costretto a intervenire, io contro la vivisezione. Io sono contro la vivisezione perché è crudele, inutile e dannosa. L'ho scritto sul blog molte volte in questi giorni, Beppe Grillo. La stampa, Grillo, vivisezione per Dudu. Insomma, è Pascale contro Grillo. Tutti a dire Grillo inumano, il falso mito della vivisezione utile alla scienza, Berlusconi, vivisezionare Dudu, ma Grillo il cane lo ha chiamato insomma non poteva stare senza menzionare il cavaliere. Pur di parlare di Silvio Berlusconi, ha detto che vivisezionerebbe il cane. Quasi non mi capacito di quanto è ridicolo il tema. Ma come, Grillo, proprio tu che dicevi che vergogna per l'Italia il buffone Silvio Berlusconi, che faceva le corna alla Merkel, che toccava il sedere alla vigilessa, che dava del capo collaborazionista ebreo a Schulz, che poi è di origini ebraiche e ha avuto dei deportati in Auschwitz o in qualche altro campo. Però giusto tu che criticavi Berlusconi perché dava del capo a Schulz, poi tutte le cose che ha detto Berlusconi, che è populista, che è demagogico. Adesso tu, caro Grillo, tanto per smentire Berlusconi nella sua condotta, che fai? Fai le battute anche peggiori. Io mi ricordo che tutti si indignavano quando Berlusconi faceva il pagliaccio, però non è arrivato a tali estremi. Adesso Grillo diventa furioso e fa delle battute pazzesche. Io infatti ho visto il video più di 30 minuti nel quale parla per quasi tutto il tempo di Dudu e del suo canice che ha la sua compagna. Ma come, criticava quando dava del capo a Schulz e adesso lui gli dà del capo a Schulz? E a Schulz, non so come si chiama quel politico tedesco, e gli dice che lui è andato oltre Hitler. Proprio così, Grillo scatenato, Hitler io sono oltre, poi insulta Schulz. Incredibile il privilegio di Schulz. Prima è stato insultato da Berlusconi che gli dava del capo, adesso da Beppe Grillo che gli dà del capo. Non si sa se Grillo sia di sinistra, se Berlusconi sia del centro, soprattutto Schulz chissà che idea ne avrà di loro due, però ecco, è stato strapazzato fra i due, lui che ha avuto dei pregiudizi dal nazismo nella sua famiglia. Quindi Grillo sta facendo, adesso che ha potere politico, anche se lo sta perdendo proprio per quello, come lo ha perso però in più tempo Berlusconi, tutte le cose che gli criticava Berlusconi.
sorprendente, non so. In meno tempo Grillo si sta cagando il suo Movimento 5 Stelle. Almeno Berlusconi ci ha messo 20 anni a rovinare Forza Italia da dentro. Beppe Grillo invece è più picconatore di Francesco Cossiga. E quindi qui chiedo un intervento e un commento a Marco Travaglio di spiegarci perché Beppe Grillo è più picconatore di Francesco Cossiga rispetto al Movimento 5 Stelle. Ma Casaleggio, che apporto dà? Che suggerimenti dà a Grillo? Comunque io ho visto qualche comizio di Grillo, non tutti. Delle cose giuste le dici. Bisogna dargli atto. Ha molte ragioni. Le cose giuste le deve dire. Però quello che ogni tanto non può controllare è che gli salta il comico da dentro e rovina il politico. Perché per parlare più di 30 minuti su Dudu, su come lo tengono dentro la borsetta Louis Vuitton e di come gli danno l'acqua dei glaciali cara e sulla pappina che costa tanto, cioè si parte per la tangente Beppe Grillo ogni tanto proprio perché è creativo. Si è messo a fare il politico giustamente, come ho già detto in un altro video, perché i politici stanno facendo i pagliacci. Con Berlusconi che diceva le battute in pieno comizio, che toccava il sedere alle vigilesse, che faceva le corna ai politici, che scherzava sul colore della pelle di Obama, con Prodi che anche era rassicurante, tutto il resto. Sembrava un Martinazzoli prima edizione. E poi con Bersani in piena crisi, quando poteva avanzare, no, si fermava a dire le battute. Ragazzi, ma stiamo mica scherzando. Era più serio il Bersani imitato da Crozza che non il vero Bersani. Poi mi è piaciuto, caro Marco Travaglio, quando hai fatto incazzare nello studio della Sette in servizio pubblico a Bersani, oppure è stato nella Rai, non me lo ricordo, che ti ha guardato serio, già non diceva più battute. Oe, guarda che ti può succedere qualcosa. E tu l'hai guardato serio, gli ha detto: ma che è una minaccia, cioè non è preso sul serio. E l'hai guardato serio, ma neanche lui si sarebbe preso sul serio. Per quello Giorgio Bracardi è un grandissimo comico, io lo ammiro, però fa il comico. Fangala, fangala, ting, fangala, fangala, ting. Beppe Grillo invece l'ha copiato per fare politica e ogni tanto gli salta la vena satirica di fare il comico e con quella forma di parlare in assurdo. Ma pensate un po', il suo stile di comico lo usa per fare il politico, perché i politici si sono messi a fare pagliacci. Allora un clown, un pagliaccio fa il politico dicendo cose serie, perché io ci credo in Beppe Grillo e anche nel Movimento 5 Stelle, soltanto che nel più bello, quando stava per le elezioni, no? E con questo vuole imitare Bersani, Beppe Grillo, nel più bello, quando stava per arrivare come prima forza politica, non seconda, parte per la tangente e impiega mezz'ora di tempo a parlare di Dudu, di come lo vivisezionerebbe, poi a dare del capò. Cioè, non è cattivo, lui parla per metafore, un comico. Ma la tragedia è che appunto l'Italia è un paese ancora politicamente parlando tragicomico, non è un paese maturo, serio. E quindi quello che gli elettori non hanno sofferto dei suoi atteggiamenti, ultimi atteggiamenti, le espulsioni, le barzellette, Dudu non Dudu, vivisezione, che lui è andato oltre Hitler, che cazzo significa? Oh, stiamo fuori. Perché?
Che cosa significa? Che lui sarebbe un Hitler senza la cattiveria, senza le morti. La gente ha visto che questo caratterizza da decenni la politica della prima e seconda repubblica, più che altro che una mentalità provinciana, un provincialismo gretto, greve, superficiale, sufficiente di dire battute per evadere temi o di dire battute per aggredire altri politici, senza che ci sia una critica costruttiva, più in là del fanculo, o del dire io sono andato oltre Hitler. Ma dove cazzo stai che sei andato oltre Hitler? Ma te ne sarai andato finalmente da te stesso a fanculo, che tanto mandi gli altri? Ma di qualcosa di serio. Abbiamo capito, Grillo, sei stato utile. Hai iniziato un processo che in Italia c'era bisogno. Ma se ti arresti lì alle battute, alle incazzature in piazza, ma quello ci può pensare chiunque. Ma tu che credi che la gente in famiglia non litighi nello stesso modo? A un certo punto ci fermiamo ai film popolari degli anni 60-70, Parolacce, Scoregge, Culi, Tette, La Fenech, Alvaro Vitali, Ma vaffanculo, no vaffanculo te, stronzo, no stronzo te, Thomas Millian, Bombolo. Tutta quella gente, erano bravi attori per interpretare certi segmenti della società che erano molto abbondanti allora. Ma io non ce li vedo in politica. Io non avrei mai, votato il movimento della fica di Thomas Millian, Ermon Deza o Bombolo, dicendo parolacce. Povero me, povero me. Cioè, siamo seri. Addirittura non è neanche tutto da tragedia quello. Veramente è uno schifo. Allora, o Beppe Grillo matura, perché è molto intelligente e sa le cose che non vanno, ma la deve smettere di fare la spocchia dei primi tempi. Adesso basta. Il movimento già si è mosso. Bisogna o che diventi un partito o che rimanga un movimento ampio respiro e aperto a tutti i settori politici e sociali. Senza espulsioni e ancora ancorato nel territorio, perché Beppe Grillo dice la democrazia è digitale, ma l'Italia non è gli Stati Uniti, il Giappone, il Canada, siamo l'India, siamo il Maghreb. Uno su quattro c'ha internet e uno su otto c'ha internet banda larga di ampia capacità. Ancora uno su tre segue la campagna elettorale nei giornali e due su tre nella tele, digitale terrestre, neanche il satellitale. Quindi, sei realista, non fare l'eccentrico, perché è sempre il difetto dei rivoluzionari avanguardisti e che si sentono forieri di una verità trascendente che non possono comunicare all'ego comune. Invece, sei più realistico. Poi non avete strutture di potere ancorate nel territorio come il centro-sinistra, il centro-destra, addirittura l'UDC. Non avete assessori, consiglieri, avete un cazzo. Non avete impiegati, burocrati, tutti i vertici della base, no? Quindi con un po' più di umiltà involucrate di più la gente in veri progetti e non in cazzeggi tipo vado oltre Hitler. Io, come scrittore, perché non mi pubblicano? Perché io vado oltre Borges, oltre Dante Alighieri, io sto oltre Confucio, io sto oltre Buddha. Ma che cazzo significa? E poi non scrivo. E allora oltre chi sto? Oltre sto invece no. Per cui io ho visto quello che intendeva dire Beppe Grillo con la vivisezione di Dudu. È stata una cazzata. Si fa prendere la mano. Si fa prendere la mano nel palcoscenico che sono degli spettacoli sulla politica. Invece di parlare come politico o come statista, parla come comico. Non è cattivo Beppe Grillo, non volevo uccidere Dudu, state tranquilli. Ha cazzeggiato.
Solo che lui non sa che nella politica se cazzeggi poi ti cazzeggiano gli altri e ti servono gli altri. Bisogna pensare a quello che si dice e poi di dare del capo a Schulz. Già ci ha pensato Berlusconi e tu per questo hai criticato Berlusconi. Adesso che fai il Berlusconi 2? Non lo so. Io avevo molta speranza nel Movimento 5 Stelle. Più avanti parlerò. Ma veramente, se continua così, non so che pensare. Beh, questo è stato il mio commentario all'andare oltre Hitler di Beppe Grillo. Dove cazzo vai? E poi vivisezionare Dudù. Basta di cazzate. Fai dei comizi seri politici, non fare degli show mischiando le cose, se no alla fine continueranno a seguire come giullare e non ti votano più il movimento. Allora decidi: o continui a fare il comico e vai nella Rai, o fai il politico vero e basta di battute che ti fai prendere la mano a dire barzellette, perché veramente così rovini tutto. È un peccato. Salve e saluti a tutti dal vostro Sant'Enchan. Se vi piace questo mio intervento, votate mi piace, vi prego, fate clic nei banner pubblicitari. Io sono disoccupato. Ed iscrivetevi al canale. Ah, ancora una cosa, io potrei parlare di tante cose, ma non ho tempo. Vi pregherei quindi di farmi delle video risposte suggerendomi dei temi letterari, culturali o le cose che vi piacciono a voi. Vediamo se io posso dire una parola al riguardo. Mi piacerebbe molto. Intanto faccio quello che posso. Saluto a Pietro Trevisan, speriamo che veda i video che gli ho suggerito di vedere. Marco Travaglio, se puoi, prendimi come collaboratore nel Fatto Quotidiano. Più avanti cercherò di pubblicare un audiolibro in internet. Mi hanno spiegato come fare, ma non ho il libro pronto. Beh, ciao Laura Pezzino, non ho saputo più nulla di te. Hello Viola, spero vi incontriate bene tutti quanti e a presto. E Grillo, oh, non deludermi, cerca di raddrizzarti un po'. Hai preso una batosta perché ti fai prendere la mano da comico, ma ormai tu sei un politico. Perché interrompi i comizi per parlare 30 minuti di Dudù? A noi che cazzo ci frega di Dudù e non Dudù? Lo fai apposta per avere più notorietà perché ti mancano idee? Oppure sono dei lapsus che hai? Degli inciampi in pietre verbali quando tu avresti cose molto più serie e molto più interessanti da dire, perché la gente poi si domanda, ma fa così perché c'ha delle assenze e si scorda che sta parlando di cose più serie, o perché non ha niente da dire o vuole fare il provocatore perché si parli di lui? Tu non devi stare a pensare a che parlino di te, tu fregatene. Tu vai avanti per la tua strada, proponendo le cose serie che la gente vuole ascoltare. Ciao. Se no poi Berlusconi rimane più serio di te al finale, che tu lo criticavi per pagliaccio e adesso è troppo serio Berlusconi. Quelle cose che dici te non le dice più lui.